Cari amici, siamo qui insieme per andarvi a presentare un nuovissimo metodo. Ho deciso di presentarvi un metodo statistico perché ho avuto tante richieste e tanti apprezzamenti nei confronti del metodo che voi conoscete benissimo, 17 porta bene, che sta regalando tantissimi ambi con il 17, come il 90 non ci fa paura, tantissimi ambi eterni con il 90. Quindi ho deciso, sulla scia di questi grandi successi, presentarvi un nuovo metodo statistico. Prima di tutto perché non c'è bisogno di fare calcoli, quindi di facile applicazione per tutti. Quindi andremo a mettere in gioco dalla rima del mese quegli ambi secchi, quindi ho giocato a gestibile, e poi perché sono metodi che io studio attentamente e che danno una grande frequenza. Ho notato dell'analisi del quadro frazionale che c'è un numero particolare che segue un andamento statistico, una grandissima frequenza ogni mese, che è il numero 44. Infatti il metodo si intitola Superambo 44. Cosa andremo a giocare? Andremo a giocare tre ambi secchi più un ambo secco di recupero, con un'altissima probabilità vincente. Infatti do già la possibilità gratuitamente di vincere l'ambo a tutte, e tra parentesi questa è una cosa che non fa nessuno, perché nessuno nel mondo del lotto vi regala niente, perché tutti si spacciano per grandi studiosi, grandi lottologi, ma sono tutti ciarlatani, perché se i metodi fossero veramente forti regalerebbero almeno le ambate, cosa che faccio solo io, perché sono sicuro dei miei lavori, perché io ci lavoro notte e giorno sui miei metodi e sono sicuro del mio. Quindi già do questa possibilità gratuita. Chi prenderà il metodo completo avrà la ruota secca su cui giocare più due abbinamenti micidiali per terno secco. Quindi il metodo Superambo 44 si applica dalla prima estrazione mensile compresa, andiamo a giocare tre ambi secchi più uno di recupero. Intanto ringrazio, piccola parentesi, ringrazio tutti coloro che ogni giorno mi contattano con affetto, che mi dimostrano la loro stima, mi ringraziano per le vincite. Questa per me è fonte di grande soddisfazione, perché io veramente sui metodi ci lavoro, è la mia grande passione, il gioco del lotto, ci metto tutta l'anima per creare dei metodi vincenti e per far vincere. Molti di voi sanno che stiamo facendo delle enormi vincite sia con le mie super previsioni private, sia sui gruppi Facebook Spancalotto e Ambatissima, sia con i metodi, quindi stiamo veramente vincendo su tutti i fronti. E adesso ripartiamo con questo nuovissimo metodo che spero a giugno del 2012 ci faccia vincere non solo un ambo secco, ma più di uno. Partiamo, e vi vado a dire che gli ambi secchi da mettere in gioco, quindi non c'è nessun calcolo da fare, sono i seguenti. Dalla prima estrazione di ogni mese, adesso vediamo da marzo 2011 a maggio 2012, dalla prima estrazione di ogni mese metteremo in gioco tre ambi secchi: 44-1, 44-6, 44-61. Un ambo di recupero useremo, che è 44-16. Adesso andiamo a vedere cosa succede a marzo del 2011. Ho già segnato qui il 44. Andiamo a vedere cosa succede a marzo. Abbiamo detto che gli ambi secchi sono 44-1, 44-61, 44-6 ed eventuale 44-16. Allora, andiamo a scorrere le estrazioni. Tempo di gioco 13 colpi, quindi un mese di gioco. E andiamo subito a notare che il 24 marzo 2011 prendiamo l'ambo secco 44-61. Molte volte è possibile che il metodo dia anche degli esiti multipli, quindi vi consiglio in genere di continuare la giocata. Quindi siamo partiti con marzo, abbiamo preso già un bell'ambo. Vediamo ad aprile. Abbiamo detto, isoliamo il 44, 44-6, 44-1, 44-61, eventualmente 44-16. Subito il 7 aprile, ambo secco 44-1. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Come vedete qui, un grandissimo esito incredibile, il 28 aprile 2011, 44-16, che è il nostro ambo di recupero, più 44-6, 44-61. Quindi addirittura tre ambi in una sola estrazione, più quello che avevamo preso qui, sono quattro ambi in un mese. Quindi già da qui vi state rendendo conto di che cosa sto parlando. Vi rendete conto come le mie ricerche sono veramente accurate? 44-16 è ben due ambi secchi in un solo colpo, 44-61, 44-6. Ok, andiamo avanti. Maggio del 2011, io qui avevo già isolato gli ambiti.
Isolemo il 44, subito a corpo il 5 maggio 2011, 44-1. Ancora 7 maggio 2011, 44-61. Andiamo avanti, vediamo se ci regala qualche altro rambo. Trentuno maggio 2011, lampo di recupero 44-16. State vedendo che è veramente una bomba. Andiamo a giugno, subito al primo colpo di gioco, lampo secco di recupero 44-16. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra vincita. 16 giugno 2011, 44-61. Andiamo ancora avanti. Incredibile, 21 giugno 2011, 44-1 e 44-16, lampo di recupero, doppio lampo secco. Quindi avete visto che cosa abbiamo combinato anche a giugno, eh? Quindi veramente incredibile. Subito abbiamo vinto 44-16, qui a colpo, e andando avanti abbiamo preso 44-61 e andando ancora avanti, non contenti, abbiamo preso 44-1, 44-16, ben 4 ambi secchi in un mese. Quindi veramente qualcosa di incredibile. Vi dico che c'è un'altissima probabilità a ruota secca, per non parlare del terno, veramente un metodo che secondo me servirà alla scia di successo del metodo del 17 come del 90. Quindi attenzione a questo metodo. Luglio 2011, vediamo un po' cosa andiamo a combinare qui. 16 luglio, 44-61. Quindi ancora un'altra vincita. Andiamo qui. 26 luglio 2011, doppio ambo, 44-61, 44-6. Ancora un doppio ambo in un solo colpo. Ricordo che gli ambisecchi sono 44-61, 44-1, 44-6. E eventuale recupero 44-16, abbiamo preso 44-61, 44-6 e ancora qui il 16 luglio 44-61 e siamo a luglio, andiamo ad agosto, vediamo che succede. Agosto del 2011, cominciamo, andiamo a scorrere le stazioni, vi ricordo che si gioca dalla prima stazione compresa, andiamo a vedere un po', andiamo avanti nelle stazioni e vediamo quello che succede ad agosto. 23 agosto 2011, 44-6, ecco lì, lampo secco. Ancora il colpo dopo, prendiamo 44-61, il colpo dopo ancora prendiamo 44-6, 44-61. Guardate un po' cosa è successo qui. In tre colpi di gioco, in tre colpi di gioco abbiamo vinto il primo ambo qui, 44-6, il secondo ambo qui, 44-61, e il doppio ambo secco qui, 44-61, 44-6. Ditemi voi se questo è, c'è un qualcosa veramente di incredibile, un metodo veramente che ha lasciato a bocca aperta anche me. Notate quello che vi ho detto all'inizio, come il 44 sia un numero altamente frequente ogni mese, ha una frequenza incredibile. Andiamo a settembre, qui mi trovo alla fine perché avevo già controllato gli ambi in precedenza. Andiamo a vedere gli ambi secchi da giocare dalla prima stazione del mese compresa, che sono 44-6, ve li ricordo, 44-61, 44-1, eventuale recupero 44-16. Andiamo a vedere. Andiamo avanti, eccolo qui, 13 settembre 2011, 44-1, eccolo qui ve lo evidenzio, andiamo ancora avanti, 17 settembre 2011, abbiamo 44-1, ancora un ambo, quindi avete visto qui 44-1, qui 44-1, quindi ancora un ambo secco. Vediamo un po', andiamo avanti, mi sembra che non c'è più niente, quindi abbiamo vinto due volte
Lambosecco 44-1 a settembre del 2011. Prima qui e poi qui. Andiamo ad ottobre del 2011. Andiamo ad isolare sempre il 44. Gli ambisecchi sono 44-6, 44-61, 44-1, eventuale recupero 44-16. Andiamo a vedere quello che succede. Qui niente. Come vedete, i quattro colpi non c'è niente, andiamo ancora avanti. E vediamo che il 13 ottobre del 2011 abbiamo lambosecco 44-16, quindi ancora un altro lambo. Andiamo ancora avanti, vediamo un po'. 27 ottobre abbiamo ancora lambo 44-16. Quindi state vedendo la frequenza di questi ambi incredibile. Vi dico che c'è anche una grandissima, altissima probabilità di termosecco. Quindi state vedendo la potenza di questo metodo. Andiamo a novembre del 2011, isoliamo ancora il 44. Come vedete, subito al secondo colpo di gioco, 3 novembre 2011, prendiamo lambosecco 44-61. Eccolo qui. 44-61. Andiamo giù con le estrazioni, vediamo che cosa va a succedere. Guardate qui. Lambosecco 44-1 nell'estrazione del 26 novembre del 2011, quindi ancora un doppio lambosecco. Quindi diciamo che non c'è più bisogno di parole su questo metro perché è veramente incredibile. Dicembre del 2011, andiamo su per la prima estrazione del mese. Ricordo che gli ambisecchi in gioco sono 44-6, 44-61, 44-1 ed eventuale 44-16. Si gioca dalla prima estrazione del mese compresa. Andiamo giù e vediamo cosa va a succedere. Fino a qui niente, come vedete. Andiamo ancora avanti. Eccoci qui. 22 dicembre del 2011, prendiamo il bellissimo ambosecco 44-61. Eccolo qui. Più bello di così non si può, quindi veramente un'altra bellissima vincita. Sto andando fino giù per controllare se c'è un altro lambosecco, infatti 31 dicembre 2011, ultimo dell'anno, ci premia con lambosecco 44-1. Quindi ancora due ambisecchi in un mese. State vedendo che è un metodo che dà molti esiti multipli. Quindi vi consiglio di continuare fino all'ultimo, il consiglio che do sempre a tutti, non lasciare mai le previsioni, di non abbandonare mai i metodi perché fino all'ultimo possono pagare. Andiamo nel 2012, da gennaio del 2012, vediamo quello che succede. Come vedete, subito a colpo, prendiamo lambosecco 44 e 6, eccolo qui. Secondo colpo, 44 e 6, ancora ambo. Quindi due colpi, due ambisecchi. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcos'altro. Mi sembra di no. Quindi in due colpi a inizio mese, due ambisecchi. E quindi siamo andati, si comincia il 2012 alla grande. Vediamo febbraio. Vediamo febbraio. Al primo colpo di gioco subito vincenti 44 e 1. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Qui non c'è niente, continuiamo con i nostri colpi a giocare. Ed eccoci qui, 21 febbraio 2012, 44, 16. Quindi ancora due ambisecchi in un mese, siamo a febbraio. Andiamo a marzo, ci avviciniamo, diciamo a maggio 2012, che è stato l'ultimo mese. Gli ambisecchi, vi ricordo, sono 44-6, 44-61, 44-1 da giocare dalla prima estrazione di ogni mese compresa, ambo di recupero 44-16. Andiamo giù e vediamo un po'.
quello che va a succedere. Allora, qui come vedete non abbiamo preso niente. È il 15 marzo del 2012, andiamo a prendere Lambosecco 44 e 1 qui a Milano. Andiamo giù ancora, scorriamo le stazioni, vediamo un po'. Controllo bene, non vorrei che mi sfuggisse qualche ambo. Di nuovo 44-1, questa volta a Palermo. Quindi ancora due ambisecchi. Vediamo cosa succede nel mese di aprile. Isoliamo il 44 e vediamo un po' quello che succede. Incredibile vincita al primo colpo di gioco, dove prendiamo sulla ruota di Venezia il doppio ambosecco 44-61.